No, l'abitudine a vincere fuori casa proprio non l'ha persa. L'Otranto colleziona la quinta vittoria esterna stagionale con un successo prezioso. Vittoria di rimonta non facile contro un avversario tosto come l'Unione Biceglie, seppur privo di Compierchio, Lullo, Quacquarelli e Quercia, che nel primo tempo fa la partita e si porta in vantaggio, ma poi nella ripresa viene fuori l'11 di Gigi Bruno, vittorioso 1-2. La gara entra nel vivo a metà primo tempo, dopo un avvio in cui le squadre si studiano. Ci provano Villani da una parte, incursioni in aria Murata da Di Bari, il più giovane sceso in campo, e Marinaro dall'altra, destro a giro su calcio da fermo, fuori di poco. Poi, a rompere l'equilibrio, provvede Trigiani. Minuto 24, punizione dal limite dell'area per i padroni di casa, barriera ospite vicinissima, pare impossibile scavalcarla. L'ex Atletico Vieste, però, con una carezza di destro, indirizza il pallone all'incrocio dei pali. Caroppo può solo ammirare. Una traiettoria che sfida le leggi della fisica, una punizione chirurgica, una conclusione perfetta, meritevole di due più replay. Gli applausi del Dilido sono tutti per lui. Sino all'intervallo non succede più nulla, 1-0 al 45esimo. La ripresa comincia sulla stessa falsariga del primo tempo. Unione Biceglie più incisivo, Otranto che fa fatica a contenerlo. Ancora Trigiani, su assist di Marinaro, sfiora il raddoppio. Poi, dopo una conclusione con la punta di Villani, deviata in corner da Di Bari, e di Arrà al quarto a riequilibrare la sfida, mettendo in rete sotto misura una palla ributtata dentro l'area dopo un calcio d'angolo. L'Otranto a questo punto continua a premere, non sfrutta al meglio un paio di occasioni interessanti con Nacci e Cisternino, mentre la squadra di Mimmo Di Corato resta in inferiorità numerica. Grazioso, già ammonito, commette fallo su Palazzo e rimedia il secondo giallo del proprio pomeriggio. La gara a questo punto potrebbe scivolare via pericolosamente. L'ingenuo fallo in aria di Palumbo su Palazzo serve proprio a cambiare lo stato dell'arte. Caroppo, specialista dagli 11 metri, trasforma il rigore del sorpasso, 1-2 al 38esimo. Sino al triplice fischio di Natilla, duramente contestato dal club di casa, c'è l'espulsione di Petrachi con l'Unione Biceglie che chiude addirittura in 9, ma nel complesso è incomprensibile il calo di intensità degli azzurri e resta terz'ultimo. Alla fine può esultare solo l'Otranto, adesso ad un solo punto dai playoff, e che farà bene a non mettere limite ai propri sogni.